Intanto il festival di per sé è rivolto a studenti, docenti, studiosi, sviluppatori, imprenditori, hacker, musicisti, artisti, ma anche al pubblico in generale di appassionati e di curiosi, essenzialmente tutti quelli che hanno voglia di guardare, di andare oltre il sipario, oltre quello che appare. Quanto aggiungerei alla tua domanda un'altra cosa, cioè quanto ne sanno e quanto ne vogliono sapere i giovani? L'impressione è che i giovani oggi vogliano, come tutti, usare le tecnologie, ma non si vogliano domandare, non facciano fatica di domandarsi che cosa ci sta dietro, come funzionano e così via. Allora, sono coinvolti intanto studenti universitari, ovviamente, in alcune iniziative, per esempio quella del primo museo, no? Che sarà allestito, o anche la performance artistica di Polello e così via. Allora, noi come Codespo abbiamo scelto di lavorare con l'Istituto di Istruzione Superiore Avogadro per appunto realizzare con loro la mostra del codice sorgente come fenomeno linguistico, letterario, artistico, che è un po' appunto, diceva Stefano prima, la nostra missione come associazione. Ma ci sono poi spettacoli come lo Ada su Ada Byron, la prima donna a occuparsi di informatica proprio a Torino, se ricordo bene, agli inizi dell'Ottocento, che pone il problema del genere, no? Nel campo della informatica. Un tema che sarà ripreso, tra l'altro, che può avere a che fare con la cittadinanza digitale, quindi con l'educazione civica, e che sarà ripreso poi l'8 di ottobre.